ragazzi, adesso vi mostrerò come ho intenzione di modificare il mio costume per Torino Comics 2022, che è praticamente domani, perciò ho molto poco tempo e tante cose ancora da sistemare. Innanzitutto vorrò lavorare sul busto. Prima di tutto non mi piace la colorazione, sembra dorata a vederla a prima vista, però poi alla luce del sole risulta troppo gialla, non mi piace. Vorrò cercare di renderla più vissuta, più una colorazione sul cuoio, per renderla più simile al costume originale, che di partenza era questo qua, il costume. Perciò cambieremo colorazione utilizzando i colori che ho già a disposizione, non andrò a comprarmi altri per mancanza di tempo e di denaro. Quindi modificheremo la colorazione di tutti i pezzi. Sul busto vorrò lavorare cercando di alleggerirlo, perché quando l'ho utilizzato sembrava comodo, ma in effetti non lo era, perché non riuscivo neanche a grattarmi la punta del naso per via delle spalle larghe, diciamo. Perciò alleggeriremo, l'accorceremo, toglieremo tutta la parte posteriore, cercando di lasciare la fascia più o meno come era l'originale. Andrò a lavorare sui gambali, che a vederli così sembrano dei tubi, perciò non mi piace molto, vorrò renderli più eleganti, mettiamola così. Stessa cosa per i braccioli, colorazione, forma. Diciamo che i braccioli mi piacevano già così come erano, però vediamo, non so adesso come andrò a modificarli. Certamente andrò a modificare le spalline, in quanto tendevano a scendere, perciò adesso, cercando di utilizzare un'altra parte e creare un'altra parte della spallina che mi vada a coprire un po' di più la spalla, cercherò di fare, se riesco a mostrarvelo, una cosa del genere, in modo che, non so se si vede, vada a coprire e riesca poi ad agganciarla al busto. Perciò vedremo come fare. Poi altra cosa, modificherò anche i guanti. Qui avevo incollato questa parte sopra, direttamente sopra i guanti, non so se recuperare questa parte o crearne degli nuovi, ma vorrò adattarli a questi guanti che assomigliano più a quelli di Darth Vader, ma facendo in modo di non incollarli sulla pelle, perché mi dispiace rovinare anche i guanti, ma di agganciarli in qualche modo con un altro tipo di struttura, magari del velcro, vediamo un attimino. Altro problema è la maschera presumo che farà molto caldo, perciò non ho ancora idea se creare una struttura in modo da utilizzare solo la parte frontale o trovare una soluzione per renderla compatta ma anche comoda da togliere e da mettere. Vedremo cosa mi viene in mente mentre lavorerò. Poi altre cose, niente, il costume è questo qua, come potete vedere ho sbarcito, probabilmente lo lavo e lo metto al sole in modo che rimanga tutto un po' più stirato. Gli altri pezzi sono qui, sono riuscito a ritrovare di nuovo la maschera da mettere sotto il casco. E boh, adesso non ci resta che iniziare i lavori. Ciao ragazzi!
Ed eccoci qua ragazzi, siamo in partenza per Torino Comics. Buona giornata a tutti!